commissario straordinario alla sanità calabrese Guido Longo, con un nuovo vertice, assegna degli obiettivi anche ai commissari dell'ASP di Reggio Calabria in scadenza di mandato. Tra quelli assegnati vi è quella dell'esatta quantificazione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi, assicurativi, certi, liquidi ed esigibili accumulati al 31 dicembre 2019 delle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere ed universitarie, da definirsi a cura del commissario ad acta entro il 31 luglio 2021. Longo chiede inoltre l'allineamento delle informazioni riguardanti lo stock di debito residuo scaduto al 31 dicembre 2018, rilevato dalle proprie scritture contabili. Tra le altre richieste, quella di migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini regini, che sono state inviate alla commissione straordinaria, e tra le altre si segnalano le gravi criticità nell'adesione ai programmi di screening oncologici. La modalità organizzativa del sistema dei controlli delle cartelle cliniche, le rilevazioni dei ricavi e dei costi Covid coerenti con quanto richiesto all'articolo 18 del decreto legge 18/2020, la mancata rappresentazione del quadro dettagliato dei nuovi interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 67 del 1988 e il quadro dettagliato degli interventi già inseriti negli accordi di programma sottoscritti. Il problema principale dell'azienda ospedaliera regina è quello finanziario, e questa situazione si riflette sull'erogazione dei servizi assistenziali. Su questo si lavora da anni, ma il buco nero del bilancio resta ancora tutto intatto.